Ciao a tutti, sono Chiara Bonatti, sono dottoressa specializzata in dermatologia e oggi sono qua a rispondere ad alcune domande che ci avete fatto sullo skincare e sulla linea anti-age global di Yves Rocher. Uno penserebbe che deve scegliere il trattamento viso in base all'età, però non è esattamente così. Il trattamento corretto è quello che risponde alle necessità della propria pelle. Infatti skincare vuol dire proprio cura della pelle, che possono variare in base alla genetica, uno può avere una cute più grassa o più secca, in base alla stagione atmosferica, un tempo può essere ventoso, quindi seccare di più la pelle, oppure più umido, in base allo stile di vita. Per esempio, abitare in una città grande come Milano può creare delle necessità particolari, oppure in base proprio anche all'attività lavorativa, come lavorare in ambienti polverosi. Ovviamente anche l'età è un fattore che incide in maniera importante, ma non è l'unico. Quindi tutti devono prendersi cura della propria pelle e scegliere una skincare che si adatta alla propria persona, sia giovani che adulti, sia uomini che donne. Più che invecchiare prima, sarebbe più corretto dire che la pelle secca mostra più precocemente i segni dell'età, perché è una pelle più sottile e meno elastica rispetto a una pelle sebacea. Però entrambe invecchiano col passare degli anni. Infatti è importante che ogni tipo di pelle abbia la propria e personale skin care. Infatti si può vedere che nella pelle degli uomini, essendo più sebacea, le rughe appaiono più tardi rispetto alla pelle delle donne, che invece geneticamente tende a essere più secca. La pelle spenta è una pelle che non riflette più la luce in maniera omogenea a causa delle varie discromie cutanee. Infatti con l'invecchiamento la pelle va incontro a rughe, ispessimenti e discromie. A questo proposito la linea anti-age global va proprio a lavorare sui segni dell'età correggendoli e illuminando l'incarnato. In maniera particolare anti-age global radiance unisce l'effetto anti-age con un'azione illuminante. I primi risultati di una nuova skincare si vedono dopo circa 28 giorni, perché quello è il periodo del turnover cellulare. Infatti le cellule nascono nello strato più profondo della pelle e man mano vanno risalendo in superficie, dove arrivano prive di nucleo, quindi morte, nello strato più superficiale. Quindi mi raccomando, bisogna avere un po' di pazienza quando si inizia un nuovo trattamento, perché i primi risultati verranno dopo qualche settimana. Certo, anche gli uomini devono prendersi cura della propria pelle. Benché sia leggermente diversa da quella delle donne, quindi un po' più spessa e più sebacea, questi prodotti sono molto leggeri e fluidi, quindi vengono applicati con facilità senza creare irritazioni o dermatiti. Allora, l'emulsione illuminante SPF 30 è perfetta per la routine di tutti i giorni in città, mentre invece quando si va in alta montagna oppure al mare, dove l'irraggiamento è più forte, è più conveniente utilizzare dei prodotti specifici e aumentare anche la frequenza dell'applicazione. Il rituale della mattina dovrebbe prevedere innanzitutto una buona detersione del viso. Dopodiché l'applicazione del siero Supressence, che è molto leggero e si assorbe rapidamente. Quando la pelle è asciutta possiamo passare all'applicazione dell'emulsione. Infine, o prima o dopo questo rituale, bisogna applicare il contorno occhi e solo per chi ne ha la necessità applicare il correttore antimacchie lì localmente dove c'è bisogno. Beh, per esempio, una cosa che viene spesso sottostimata è il fatto che il trattamento viene messo solo sul viso, mentre invece sarebbe ottimo continuarlo mettendolo anche sul collo e sul décolleté con piccoli massaggi dal basso verso l'alto, quindi antigravità. Spero aver risposto a tutte le vostre domande. Se ve ne rimangono ancora, non esitate a scriverci e alla prossima!